rifacciamo una facciata e rifacciamo un pezzettino dell'aeroporto, questa è la notizia. Però in realtà è una cosa che va molto al di là di questo, tant'è che abbiamo voluto fare questa conferenza stampa non a Linate, che il dubbio era anche per motivi di vincoli di budget, facciamo Linate casa nostra e presentiamo Linate. Abbiamo deciso di farla invece qua, in questo luogo, che è un simbolo in realtà di quello che sta succedendo a Milano e che, di cui Linate, il rinnovamento di Linate è parte, insomma. A partire dalle caratteristiche di questo luogo, Pierluigi Cevi diceva un collega che c'è traccia di Milano in questa architettura, c'è traccia di Aldo Rossi e della sua storia, e della sua scuola, e come sapete Aldo Rossi è Linate anche, è Linate la parte che si vede quando si atterra, con queste colonne fatte del marmo di Duomo, no? Del marmo di Candoglia, e questi gialli e questi verdi, insomma. Era la Milano di qualche anno fa, in realtà noi abbiamo smesso di investire a Linate, sono 25 anni che non investiamo a Linate, e mentre noi non investivamo a Linate abbiamo investito a Malpensa, ricordo Malpensa, l'abbiamo rifatta dall'interno in modo sostanzioso e continueremo ad andare avanti, e abbiamo preso pure il premio dei Best European Airport del 2015. E quindi siamo nella sequenza del rinnovamento delle nostre infrastrutture, ma siamo nella sequenza del rinnovamento di Milano e per questo siamo anche qua. Linate è il secondo aeroporto di SEA dopo Malpensa, ma è l'aeroporto di Milano. Ed è chiaro che se Milano si rinnova, cambia la skyline, cambia anche lo spirito pubblico. Le porte d'accesso devono cambiare dando sulla stessa linea, perché se non investi sulla porta d'accesso vuol dire che non credi a quel che succede in casa, non so come dire. E noi abbiamo deciso di investire sulla porta d'accesso. Ripeto, abbiamo cominciato da Malpensa, che è l'aeroporto più grande, è l'aeroporto di Milano più grande e più importante, perché da lì partono i voli intercontinentali. Ma di Linate non potevamo fare a meno, poi Linate sono quelle cose che i milanesi non vedono neanche più, no? Non le vedo più neanche con gli occhiali, perché andiamo, prendiamo il taxi o quel che è, o la 73 e ci infiliamo in aereo il più in fretta possibile. Se poi i soffitti sono bassi, la facciata è brutta, eccetera, vabbè, non ha tanta importanza, invece ha importanza. Linate è brutta diventata. Linate non si capiva, Milano-Linate. Quell'insegna Milano-Linate che era in mezzo ad altre insegne pubblicitarie, tant'è che non si capiva se Milano-Linate non era sponsorizzata da una nota casa d'abbigliamento, insomma. E poi c'è questo buco nero che io adesso, Pierluigi Cevi me l'ha fatto vedere, ma io l'ho sempre visto, la pensilina che rende Linate nera, c'è questo buio a tutte le ore, c'è il caos. Noi ci siamo affezionati, tendiamo a risparmiare, mi ha detto no, non va bene, Linate deve cambiare perché è la porta d'accesso a una città che è completamente cambiata. Ed è cambiata l'insegna, adesso lo diciamo da milanesi, con tutta la prudenza, anche del buon gusto. No, noi la retorica del grattacielo pomposo, quel grattacielo che svetta, sottile, non l'abbiamo, insomma, no. Abbiamo mescolato il vecchio e il nuovo, insomma a Milano insomma, il buon gusto c'è, qualche volta ci cade, insomma ogni volta dobbiamo guadagnarcelo, no? Però c'è qua intorno, insomma, no? E aggiungo, c'è qua anche in questa slide qua, questo bellissimo grigio, il bellissimo rosso, il marchio SEA, è lui, E il buon gusto, la linearità, Milano, e vogliamo che lo sia sempre di più, è questa sede e è l'immagine di SEA che dobbiamo a Pierluigi Cevi, ed è Linate. Pierluigi Cevi rifà l'immagine architettonica di Linate, poi lasciamo parlare lui. E quindi io sono molto orgoglioso che la città avrà il suo aeroporto, il suo city airport all'altezza di se medesima. Poi dietro la facciata la rifacciamo tutta. A fine 2020, giugno, sì. Forse, no? Sarà rifatta da capo, sarà bellissima anche dentro.
cominciamo a farla fuori, cominciamo a rifare l'area arrivi e rifare una lounge dentro che sta scoppiando. Ultima cosa. Pochi anni fa c'era il problema, più di Linate, più di Malpensa, no? C'era un dualismo spaventoso, per cui sembrava che non riuscissimo a crescere in modo armonico come sistema aeroportuale lombardo. La novità è che stiamo crescendo in modo armonico come sistema aeroportuale lombardo, perché Linate cresce il giusto, cresce in questo momento abbastanza stabile, ma Linate più di tanto non può crescere, proprio per regola, però cresce tantissimo Malpensa. Ci siamo fatti un più 22% ad aprile, ci facciamo un più 15% forse a 14 a giugno a Malpensa. Bergamo cresce a due cifre, insomma. Si cresce tutti insieme e il pericolo che tutti paventavano della cannibalizzazione di un'infrastruttura sull'altra e di uno squilibrio intrinseco, diciamo, nella struttura di questo sistema non c'è. Si può crescere bene tutti quanti insieme a partire in realtà da Malpensa, che è l'aeroporto che ha più potenziale di crescita. E quindi anche in questo il fatto che si investa su Linate va in questa direzione, si investe in una parte dinamica e importantissima di un sistema aeroportuale che crescerà tutti insieme. Arriva la metropolitana e noi ci faremo trovare pronti, no, all'appuntamento. A scanso di equivoci, gli investimenti di cui parleremo sono tutti autofinanziati. Voi sapete, se è una società controllo del Comune di Milano, ma una società che ha tutti gli effetti, una società gestita privatisticamente, siamo anche abbastanza orgogliosi fra di noi che noi abbiamo, possiamo dire di avere un piano di investimenti robusto a partire da Linate, ma non solo, T2 di nuovo, T1 eccetera, tutto autofinanziato dall'azienda, la quale sta creando valore, liquidità sufficiente da autofinanziare tutto quanto abbiamo nella nostra pipeline delle infrastrutture, cofinanziare le tasse, dove paghiamo le tasse, paghiamo i dividendi senza dover aumentare il debito, e che è una cosa che dovrebbe rassicurare i nostri azionisti, se cerchiamo di fare le cose giuste, contribuendo per quanto possiamo anche al benessere di questa città, anche dal punto di vista estetico, ma non solo. Quindi questo è un po' il quadro nel quale noi ci accingiamo ad operare con Linate. Io do la parola all'architetto Cerri, ringraziandolo per quello che ha già fatto per noi, che sta abbastanza qua in questa slide qua, nel buon gusto di questa cosa che vedete alle vostre spalle, e sta nel redesign della facciata. Quindi, grazie.